La partecipazione di Veronica Peparini al reality show La Talpa ha rivelato un lato inedito della coreografa, noto per il suo ruolo di insegnante ad Amici. In questo contesto, Veronica ha mostrato una vulnerabilità e una determinazione che raramente si erano viste nei suoi 10 anni di carriera televisiva. La serata del 18 novembre ha segnato un punto di svolta, con la Peparini protagonista di un acceso confronto con la conduttrice Lucilla Gosti, che ha messo in luce le tensioni e le dinamiche del gruppo. Il clima teso è emerso subito, quando Veronica ha espresso il suo disappunto nei confronti degli altri concorrenti, accusandoli di non avere un vero spirito di squadra. «Ma quale gruppo? Non c'è nessun gruppo qua!» ha esclamato, evidenziando la frustrazione accumulata. Questo sfogo è stato solo l'inizio di una serie di confronti, culminati in una discussione accesa con Lucilla Agosti in piscina, dove la coreografa ha criticato la sua eccessiva bontà. «Mi dà fastidio che questo giochetto lo fai con me e non con Jill», ha affermato, sottolineando la sua percezione di favoritismi all'interno del gruppo. La prova settimanale ha messo alla prova non solo le abilità fisiche, ma anche la resistenza emotiva dei concorrenti. Sospesi nel vuoto, dovevano lanciarsi in acqua da altezze diverse, un'esperienza che ha scatenato il panico in Veronica. «Mi viene da piangere, voglio andare a casa», ha urlato, mostrando una fragilità che contrasta con la sua immagine di donna forte e determinata. La sua reazione ha suscitato preoccupazione tra gli altri concorrenti, in particolare tra il suo compagno Andreas Müller, che ha cercato di incoraggiarla a superare la paura. «Veronica non è una persona paurosa, ha affrontato di peggio nella vita», ha detto, cercando di rassicurarla. Questa esperienza in La Talpa non è solo un'opportunità per Veronica di mettersi alla prova, ma anche un viaggio di crescita personale. La coreografa ha dimostrato di essere disposta a confrontarsi con le proprie paure e insicurezze, un aspetto che la rende ancora più umana e vicina al pubblico. La sua evoluzione nel programma potrebbe ispirare molti a riflettere sulle proprie sfide e a trovare il coraggio di affrontarle. Con ogni episodio, Veronica Peparini continua a sorprendere.